Un'altra eccellenza lombarda, il vino al Vinitaly 2014. Una delle tante eccellenze lombarde, sicuramente la più dinamica, quella che ci sta dando maggiore soddisfazione. Diciamo che quando si parla di vino abbiamo qualche problema in meno da affrontare, qualche complessità in termini di programmazione che vogliamo affrontare appunto con la nostra partecipazione massiccia a un avvenimento di questa importanza, di questo rilievo quale è Vinitaly. Abbiamo sentito numeri importantissimi per quanto riguarda la Lombardia e la produzione del vino. Sì, numeri che stanno diventando importanti, abbiamo sempre avuto un ruolo marginale, ma oggi abbiamo l'ambizione di poter dire la nostra e i dati sugli incrementi delle vendite all'estero ci dicono che siamo nella giusta direzione. Tanti vini IGT sono una dimostrazione che con la qualità che la Lombardia sta andando avanti in questo settore? Beh, DOC, IGT, DOCG, quasi il 90% della produzione vinicola lombarda è tutelata ed è comunque gestita da consorzi che puntano principalmente alla tutela del marchio e alla qualità, quindi è evidente che la nostra sfida è sulla qualità, non sulla quantità. Sulla quantità saremmo perdenti, ma quella è una sfida che non ci interessa. Quanto il settore del vino e dell'agricoltura in generale di cui lei si occupa può aiutare il territorio ad uscire dalla crisi che ancora è pesante? Io credo che sia diventato l'unico strumento che ci è rimasto a disposizione nel breve, poi nel medio-lungo periodo si può programmare una nuova primavera industriale, ma la vedo abbastanza complessa in questa fase. In questa fase noi sappiamo fare bene questo mestiere, siamo la prima regione agricola italiana, siamo sul podio, come diceva il Presidente, in Europa, noi dobbiamo ripartire da quello che sappiamo fare, questo lo sappiamo fare bene, i nostri prodotti sono riconosciuti, dobbiamo fare in modo che siano anche remunerati, venduti in modo adeguato come necessita di essere. Magari qualche progetto che avete già allo studio in vista di Expo che sarà dedicato proprio al tema dell'alimentazione? Bene, abbiamo parecchi di progetti, in particolare la nostra battaglia di questi mesi che stiamo portando avanti in giro per l'Europa è una battaglia sul tema della lotta alla contraffazione alimentare ed è una battaglia appunto sulla qualità degli alimenti che ci porterà nei 6 mesi di Expo a stringere accordi bilaterali e multilaterali con tutti i paesi del mondo con l'idea che i prodotti del Made in Italy possano essere tutelati su tutti i mercati mondiali. C'è qualcuno che contesta gli aiuti che la Regione Lombardia e lo Stato dà all'agricoltura? Vabbè, ma c'è qualcuno che vive su un altro pianeta evidentemente, perché in tutto il mondo dove l'agricoltura è strategica, in tutti i paesi evoluti l'agricoltura è strategica, l'agricoltura è sostenuta. Le forze, le economie strategiche dei paesi vengono sostenute e vanno sostenute. Chi non capisce questo principio non vive il mercato mondiale. Sarebbe sbagliato che noi fossimo i primi ad uscire da una dinamica che è di tutto il mondo, cioè noi metteremmo i nostri soggetti in una competizione impari a quel punto, quindi sarebbe sbagliato. I soldi pubblici vanno spesi meglio, quello è un altro discorso, ma che i soldi pubblici ci servono in questo comparto è opinione diffusa in tutto il pianeta. Le aspettative quindi in vista del futuro, almeno per questo settore, possono essere positive quindi? Noi siamo abbastanza ottimisti se riusciremo a fare una serie di azioni, anche di politica agricola vera nel vero senso della parola e se ci sarà data l'autonomia per poter gestire le nostre capacità, le nostre caratteristiche così come abbiamo fatto fino a qua, ma migliorandole in un'ottica per la quale ormai il mercato è un mercato mondiale.